ragazzi ridatemi una mano ad avere ciò che era mio iscrizione al canale gratis e campanellina io vi ringrazio per tutti i complimenti anche grazie ai ragazzi del team stiamo ricevendo canale top state diventando un canale top è un canale giovane è nato da 5 6 mesi che ha fatto 2 milioni di visual però dateci una mano a diventare un canale top con l'iscrizione perché noi vorremmo diventare un canale importante gratis che fa tutto gratis questo dipende anche da voi dipende tanto da noi ma anche tanto da voi Vi ringraziamo per i complimenti però noi vorremmo diventare un canale top gratis per tutti i tifosi dell'inter per quello riusciremo a fare perché ripeto dipenderà tanto da noi io ho rivisto la partita ieri, l'ho vista due volte, quindi eh, ho fatto un video, ero molto arrabbiato, non dovrei fare i video dopo le partite. Ecco perché spesso non li faccio dopo le partite video, perché, perché sono un sanguigno, sono un fumino. E... Però io, ragazzi, io riconfermo tutto quello che ho detto ieri nel mio piccolo nel video. Cioè, poi ascolta, ma c'è qualcuno... C'è qualcuno tra di voi che vorrebbe un altro prestitino? Vogliamo arrivare a un miliardo e due di debiti? Vogliamo continuare a andare con il piattino in mano a prendere i giocatori a zero? C'è qualcuno di voi che vuole continuare davvero così? C'è qualcuno di voi che pensa che davvero qualcuno presti ancora dei soldi a una proprietà che ha fatto un miliardo di debiti? Non tutti loro, ma gran parte dei debiti loro lo hanno triplicato il debito. Ieri sera hai visto il frutto del ridimensionamento e c'è stato negli ultimi due anni. Anche perché io ti faccio un esempio, ragazzi: parlo a 360 gradi, video tutto quello che mi passa che mi passa per la testa, senza scalette e senza nulla. No, tanto siamo sinceri tra di noi. Qui nessuno lo fa per interesse lo facciamo tutti per passione no quindi quando passi da Danfris che io l'ho sempre difeso anzi io fui uno dei primi a dire durante il mondiale mentre c'era Chimi, in partenza perché questi non hanno più modo di buttare soldi nell'Inter io fui uno dei primi a dire prendiamo Danfris dall'Olanda tanto non sarà Chimi, ma eh, sembra un bel giocatore però quando passi da Chimi a Danfris, quando non puoi tenere cancello perché hai bisogno di soldi, dove vuoi andare? Più di un tot non puoi andare, capisci? Perché anche ieri sera, quando hai un giocatore di 36-37 anni che lo, che lo impieghi tutte le partite perché il Lukaku non ce la fa, hai sempre un centravanti di 36-37 anni, che tra l'altro lo fai giocare a centrocampo perché vuoi e ti faccia l'elastico. Lautaro ti dà profondità, ma non ti darà mai la profondità che ti può dare un centravanti come Lukaku, come Vlaovic o che ne so, come Lewandowski, Suarez, Firmino del Liverpool. L'avete mai visto una grande squadra senza centravanti? Avete visto il Falso 9, ma le grandi squadre spesso hanno centravanti. Se guarda il Barcellona, lascia perdere, poi noi l'abbiamo buttato fuori meritatamente, ma anche il Barcellona. Giovanni non c'entra avanti. Questa allora la vergogna che abbiamo visto ieri sera è frutto del ridimensionamento. Perché ci stai sta di sbagliare gol il primo tempo? Perché l'autaro sta tirando la carretta da due mesi, non si riposa mai e spesso ha giocato è affaticato. Già a 36-37 anni. E non gli puoi chiedere sempre di overperformare e di farti gol tutte le partite. Il ballerino detto confetto facqui. Non lo voglio nemmeno nominare perché il ballerino ti fa quei i gol dai due, dal 2 a 0 al 3 a 0 che non contano nulla e te ne fa 4 all'anno. Cioè, di osa, Gosen non ce la fa nemmeno a correre perché te in quella campagna di riparazione invernale si chiama mercato di riparazione no? Mercato di riparazione, se ti ricordi, l'anno scorso, gennaio, eravamo tutti inferociti perché, perché a questa squadra mancava un centravanti, con Perisic, migliore esterno del campionato. Chi vanno a prendere loro? Gosez. Perché vanno a prendere Gosez? Perché dovevano buttare fumo nell'occhio ai tifosi dell'Inter, perché Vlaovic te lo prende la Juve a 70 milioni. Hai preso Gozens con quei prestiti a 40 mesi che non si possono fare più, hai preso un giocatore che era fermo da 7 mesi per tenertelo in panchina di sette mesi. Dove vuoi andare? Vogliamo fare un altro prestitino e arrivare a 2 miliardi eh, di, di debiti in maniera che non ci fanno più nemmeno iscrivere al campionato? Fortunatamente non accadrà, non, non ci saranno più altri prestiti, non c'è più nulla da fare, se ne deve andare e basta, è quello che deve fare lui. Quanto ci sta costando lo scudetto e le due coppe abbiamo vinto in questi 6-7 anni di presidenza. Il ridimensionamento, ridimensionamento, passi da Khimi a Dampfis. Cancelo non lo puoi tenere perché non hai i soldi e chi più ne ha più ne metti. De Paul l'Udinese te lo dà a 7 rate a 5 milioni, non lo prendi perché non te lo puoi permettere. E con tutto rispetto sei costretto ad andare lì con il piattino in mano a prenderti gli scarti delle altre squadre hai preso dei giovani interessantissimi primo tra tutti Aslani Aslani ha un problema ha un allenatore non riesce a valorizzarlo e poi è comunque un ragazzo a cui gli va dato tempo per ambientarsi Bellanova ottimo prospetto salta sicuramente l'uomo meglio di Danfris però da qui a dire che possono fare i titolari nell'Inter, ce ne passa. In un Inter cinese disastrata possono fare i titolari anche loro, però. Dell'Inter cinese fanno, fanno i titolari i giocatori di 40 anni, può giocare anche a Slani e Bellanova. Mi capisci? Dell'Inter cinese, in un Inter che deve vincere, no. Perché te, ieri, indipendentemente, ora, ora poi veniamo anche all'allenatore. Indipendentemente dall'allenatore, questi dalla panchina ti mettono Di Maria. Chiesa, E gli manca Vlaovic Pogba Paredes. Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? In più, hai un allenatore limitato che condiziona i giocatori a cui lui gli mette paura perché primo tempo giocato in maniera discreta. Siamo tutti d'accordo, però, però io ti chiedo: a te, la grinta dov'è? Questa squadra, dov'è dov la grinta di questa squadra? Dov'è? Te vedi i giocatori con grinta? Io non li vedo giocatori giovani con la grinta, anzi, io vedo giocatori impauriti. Abbiamo passato il turno di Champions League, meritatamente, giocando bassi. No? Questa squadra, lui ancora non l'ha capito. Non ha gli uomini per giocare con un baricentro alto come vuole fare lui. Perché serve, no? a mania. Serve un difensore che ti sappia scappare all'indietro. Quando quest'estate mi, 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 mi chiedevate a me, che non sono nessuno, sono un tifoso come voi: Kostic o Gozenz? E io ti dicevo: Kostic, e Kostic anche meno di Gozenz, giocatore pagato 15 contro 25. Di cosa vogliamo ragionare? perché te prendi Gosens? Perché non te lo fanno pagare? Perché prendi il ballerino? Perché te lo ipervalutano? Ballerino non lo voleva nessuno Sarri la prima cosa che ha fatto quando è arrivato alla Lazio su Tifosiamo, che saluto i ragazzi di Tifosiamo, hanno messo anche un mio video dove a inizio stagione dicevo pensavate di aver preso Agüero il ballerino è questo ballerino aveva un'offerta dall'Everton che lo volevano in prestito arriva l'Inter, 30 milioni tanto te li do in 40 anni Sei costretto quando sei debole finanziariamente a fare questi acquisti che non sanno di nulla perché poi alla fine li dovrai pagare. Questa gente devi pagare 25 milioni di Gozens, 31 milioni di Correa più bonus. Ma di cosa vogliamo parlare? Comunque, passi tu nel Champions League perché tieni, tieni la linea difensiva molto più bassa e, e riesci ad arginare il Barcellona. Giochi anche abbastanza bene. E passi turno, poi vai in campionato, ritieni la linea alta e prendi più gol del Lecce. Ma, ancora, ma è possibile che questo allenatore non impari mai dai suoi errori Perché Izzaghi, che non è assolutamente un allenatore da Inter, è frutto del ridimensionamento. Ora io ti dico: a me, Parrucca come allenatore non è mai piaciuto, però non mettiamo Parrucca con Izzaghi perché almeno con Parrucca vedi la gente che lotta, vedi la gente, la gente che non un grinta, con Parrucca hanno giocato giocatori infiltrati, Eri ammon giocatori ammoniti, diffidati, che magari c'era Inter, Parma, non lo so, e tre giorni dopo c'era la Champions, con lui giocavano lo stesso, questo appena viene ammonito ti sostituisce, motivo per cui Barella non fa quel fallo, si lascia scappare i costici, e da lì nasce il primo, eh, il primo gol della Juve, perché i giocatori sono condizionati da un allenatore che li toglie se vengono ammoniti. Infatti ieri ha risolto tutti gli ammoniti Un giocatore dell'Inter, voi pensate, mettetevi nei panni, lascia perdere il cinese. Un giocatore dell'Inter, che sa che appena viene ammonito, 9 su 10, viene sostituito, secondo te, mentalmente come può giocare il giocatore? Questo cosa comporta? Comporta e tolgono anche la gamba i giocatori dell'Inter spesso. Fateci caso. Tanto c'è quello pachina che mi toglie. Poi un allenatore che comunque non cambia mai nulla, sa fare solo questo. Gioca con tre difensori per marcare una punta. Gli altri due giocavano a carte. Gli altri due giocavano Che poi Milik, Milik, dicevo davanti c'è Lewandowski, c'è Firmino, c'è Suarez. Milik che non ha toccato una palla. Cioè Onana il primo tempo non ha preso un tiro e lui tiene tre difensori dietro, regalando un uomo tutta la partita alla Juve per marcare Milik. Dove vuoi andare anche te, Zangy? ti sei salvato perché hai passato il turno in Champions altrimenti alla fine mettevano uno della primavera dove vuoi andare Inzaghi? non cambi mai nulla la squadra va sempre alla stessa velocità leva il e mette il centroampista. leva l'attaccante mette l'attaccante non cambia mai modulo non fa mai nulla cioè ed è cascato nella trappola di Allegri perché Allegri questo voleva dall'Inter era quello che voleva Allegri Due pere, mi stanno massacrando la stamattina, penso come purtroppo eh, capiti a molti di voi. Fagioli, che comunque io dissi prima de de della partita che era un bel giocatore. E rabbio, Tatticamente, è horror. Questa è una squadra horror a livello tattico, senza gritta. senza variabili offensive non dura mai 90 minuti non, non, non riesce mai a cambiare modo di gestione modo di gestire della partita è una squadra che va sempre alla stessa maniera è giusto è giusto prendere più gol del lecce e trovarsi a mezzo campionato questa, questa è l'inter cinese questo è un inter cinese che è questa l'inter prestiti debiti e metà campionato te mi dici di passaggio del turno ok io sono il primo a essere contento del passaggio di turno, ma il passaggio del turno è un titolo? Hai vinto qualcosa passando il turno di Champions? Lo sai che fine hanno fatto i soldi, i soldi per, per il passaggio del turno? Tutti negli interessi, non hai pagato un debito, hai pagato gli interessi dei debiti con il passaggio di Champions. Una società normale che fa player trading, che noi non facciamo player trading ovviamente una società normale quei soldi a gennaio ci un giocatore, te ci hai pagato gli interessi dei debiti, vogliamo fare un altro prestitino? Guarda peccato non gliele fanno più di prestitini perché qualcuno si meriterebbe che a Zag facessero un altro prestitino e che te tu ti lottassi la retrocessione con questa proprietà qua qualcuno se lo meriterebbe questo si meriterebbe qualche tifoso del di lottare per la retrocessione vogliamo fare un altro prestitino un altro debito ci danno la bambolina a un miliardo e due di debiti a parte non ci fanno scrivere più il campionato perché ormai la fede del calcio la nostra situazione anche quella della Juve è diventata insostenibile ma quella della Juve chiappano e riapitalizzano te cosa, cosa, cosa vuoi riapitalizzare? ho sentito dire che vengono dati degli appartamenti che Zang si vende degli appartamenti per darli a garanzia la società che ha un miliardo di debiti Vende gli appartamenti per prendere un altro prestito, ma poi cosa deve ridiscutere? Il prestito per fare cosa le spese vive, chi le paga una società che brucia 15 milioni al mese? Ma le spese vive per Cosa gli servono soldi, liquidità che a lui nessuno più dà? Che, che anche dalla Cina non gli boccerebbero un'operazione, ma per fare cosa? Liquidità per lottare con la salernitana. Se ne devono andare subito, non a fine anno, o a inizio anno nuovo, quando sarà subito. Se ne devono andare. L'Inter non è un giocattolo, ragazzi. Questo non è il ping-pong, quello che hai visto ieri sera è frutto del ridimensionamento. Dal 2019 non vengono più spesi i soldi. Quindi, ma di cosa vuoi ragionare? Ti ritrovi a un attaccante di 37 anni e non ce la fa più. Non ce la fa tenere due partite a settimana, lo capisci? E appena si inceppa Lautaro, sei finito davanti. Perché Lautaro è stanco, non può giocare sempre e tirare la carretta e fare la fase difensiva. Anche a livello mentale, i giocatori si scaricano dopo un po', hanno bisogno di riposarsi. Per quello nelle grandi squadre ci devono essere cinque attaccanti quasi dello stesso livello. Perché ogni tanto bisogna staccare la spina. Dove vuoi andare? Dove volevi andare? Non cambia mai modulo lui, lui fermo. Che a Pagollo Rimane 3-5-2. Addirittura tolgono Mili che mettono Chiesa che non è nemmeno un centramante. Lui lascia i tre difensori dietro e continua a regalare. A regalare un uomo alle squadre avversari in Zaghi. Ma anche te quello viene ammonito sostituito. Leva Sciala, cioè. Te distruggi l'assetto tattico e l'assetto tattico è l'unico assetto tattico che sarà la squadra, te lo distruggi continuamente con, con i cambi. Cosa togli c'è la no? Cosa metti Brozovic che non gioca da tre mesi? In una partita come questa, cosa metti Brozovic non gioca da tre mesi? Ragazzi, ma siamo, ma, 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 siamo diventati una barzelletta. Io cosa so avevo detto. Non mi piace dire cosa avevo detto. Occhio alla partita con la Juve, perché non sarà una passeggiata. Perché Inzaghi è cascato proprio nella trappola di Allegri. Inzaghi ha fatto proprio quello che voleva Allegri. E Allegri con mezza squadra. Pam! Caro Inzaghi, ti ha dato una lezione di tatti. Ovviamente gli sfottò le prese di culo. Io ho spento il telefono stamattina perché ve ne immaginate, no? Vai a Torino, prendi due pere ma no, non hai vinto uno sconto diretto nei, nei, nei cinque sconti diretti hai preso 15-16 gol ma dove, ma, 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 ma dove vuoi andare? ma dove vuoi andare? c'è stato quel miracolo del passaggio del turno ma dove vuoi andare? eccola qua l'Inter cinese vogliamo fare un altro prestitino ragazzi? vogliamo aumentare ancora il debito? Eh, vogliamo fare un altro mercatino a zero a gennaio per vedere se avanza qualcosa a qualche d'uno? Vogliamo riaprire i sacchetti della spazzatura, quelli neri grossi, per vedere se dentro troviamo qualcosa? Non si può più fare, anzi, non si poteva più fare. Questo è il risultato del ridimensionamento. Ciao, Vinta.